Già in collegamento con noi il senatore Vincenzo D'Anna. Buongiorno e bentrovato. D'Anna? È caduta la linea con D'Anna. Riproviamo a ripristinare il collegamento. Ma si sarà spaventato per il divino? No, secondo me se si è spaventato per un'altra cosa, ma poi te la racconto. 334-92-29-505, ma non si è spaventato di nulla. È caduta semplicemente la linea. Diteci come sta andando la vostra giornata, anche perché è una giornata particolarmente complicata questa, no? Una giornata particolarmente difficile nella capitale. Metro chiuse, bus a rischio per lo sciopero. Vi ricordiamo che possono circolare soltanto le targhe pari tra le 12:30 fino alle 12:30 e poi tra le 16:30 e le 20:30. Abbiamo ripristinato il collegamento con Vincenzo D'Anna, senatore di Ala. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno a lei. D'Anna, che sta succedendo con questa roba legata alla Consulta? Spieghiamolo brevemente anche ai nostri ascoltatori, anche a chi non è un addetto ai lavori. Beh, succede che il quorum per le elezioni dei giudici costituzionali è molto alto, sì. 570, e quindi questa cifra di voti la si raggiunge solo con un amplissimo accordo. E quindi, poiché ricordo, sì, a lei e ai radioascoltatori che già in Senato non c'è una maggioranza così ampia, eh beh, perché l'esito delle ultime elezioni ha fatto sì che non si determinasse, questo comporta il fatto che quando i 5 Stelle non sono d'accordo e una parte della maggioranza si sfila, come la minoranza Demmo, qualche frangia del centro come quella di Raffaele Fitto, è difficile raggiungere il numero così alto per poter determinare l'elezione dei tre giudici costituzionali. Quindi non c'è nessun inciucio, nessuna cosa di questo tipo in atto? Non c'è niente di particolare. Certo, dovranno trovare una più ampia intesa sui nomi, probabilmente. La Lega, anche lei si è astenuta per un certo periodo, quindi credo che alla fine si dovrà usare il manuale Cencelli, insomma, tanto deprecato, e dare un componente della Corte anche al Movimento 5 Stelle, e gli altri due devono avere anche il gradimento della Lega. Coinvolgendo in questo modo le opposizioni si può fare a meno anche dei franchi tiratori che ci sono nella maggioranza. D'Anna, cambiando argomento, a proposito di Berlusconi, qualche giorno fa lei ha scritto che tra coloro che dicono che Berlusconi è stato pascalizzato e dall'altra parte coloro che difendono invece Francesca Pascale sbagliano entrambi. Perché sbagliano entrambi? E sbagliano entrambi perché Berlusconi è geniale nei suoi pregi e anche nei suoi difetti. Berlusconi usa queste persone. Abbiamo riperso D'Anna. Cerchiamo di capire. A ricontattarlo, anche perché la sua chiave di lettura su Berlusconi può essere particolarmente interessante, visto che comunque sì, D'Anna sì, intanto approfitto bene per leggere il post a cui facevo riferimento. Una gazzarra tra giovani forzi italioti, da una parte quelli che dicono che Berlusconi è stato pascalizzato, dall'altra coloro che difendono Francesca. Sbagliano entrambi, Berlusconi sa bene cosa fare, usa la Pascale per creare un repulisti volontario. Quindi cercheremo di capire, però gli ce lo stava in qualche modo spiegando il senatore Vincenzo D'Anna, che stiamo cercando di ripristinare il collegamento, ma abbiamo qualche difficoltà, vediamo se ci riusciamo tra qualche minuto. Nel frattempo vi ricordiamo anche come mettervi in contatto con noi, vi ricordo che potete farlo con un sms, sono tanti i messaggi che sono arrivati indirizzati a Francesca Paola Mattias, cercheremo ovviamente di girarli, li faremo sicuramente avere, che sono arrivati al 334-92-29-505, e poi le mail, vi ricordo che potete utilizzarle anche per segnalazioni più sostanziose, parliamo nel radio, @unicusano.it. Buongiorno a tutti i combattenti come Francesca, ci scriveva Giovanna pochi minuti fa al 34 92 29 505. Rosa invece ci ha scritto: salutate Francesca e salutate tutti quelli che non si fermeranno mai davanti alle difficoltà, perché vivere comunque è bello, sconfiggeremo l'infame. Insomma, Francesca ha veramente creato un gruppo attorno a sé di persone
che lottano e sì, che non si arrendono. Sì, sì, sì. Abbiamo ripristinato il collegamento con il senatore D'Anna. Ci stava spiegando perché sbagliano entrambi. Stavo spiegando che Berlusconi non si fa imporre niente da nessuno, utilizza di volta in volta i soggetti per raggiungere il suo scopo. E lo scopo di Berlusconi, al di là di ciò che può apparire, è quello di rinnovare completamente tutta la classe dirigente parlamentare. La classe. Ma quindi Berlusconi sta sfruttando quello che serve. Sta sfruttando la Pascale, non la sta sfruttando semplicemente? No, la utilizza per questi compiti ingrati, perché la Pascale, la Rossi o qualche altro fanno da guastatori. Insomma, l'ultimo episodio è che si voleva eliminare Brunetta e sotto attacca anche Paolo Romani, il capogruppo di Forza Italia al Senato. Volevano eliminare Brunetta. Di destrutturazione dell'esistente. Ma davvero volevano eliminare Brunetta? C'è stato in un primo momento questo via libera a sostituirlo, poi si è riunito il gruppo parlamentare alla Camera e si è trovato un compromesso perché Brunetta dovesse essere sostituito ripescando Elio Vito. E poi c'è stato il controordine per cui a Brunetta è stato sottratto. È stata sottratta la gestione del mattinale, che è l'organo di informazione quotidiana dei gruppi parlamentari di Forza Italia. Insomma, c'è un andirivieni, uno stop e un go che fa parte della strategia berlusconiana di curare l'esistenza. Dada, ma ho letto alcuni suoi post su Facebook, mi sembra di aver capito che non le piace particolarmente, cambio di nuovo argomento, Papa Francesco. Se è così, perché? Guardi, io sarò anche un tradizionalista, da bambino ho fatto l'Azione Cattolica. Sì. Credo che noi abbiamo bisogno di un Papa, non di un parroco, per quanto buono, per quanto caritatevole. E credo che il fatto che il vicario di Cristo dimentichi di essere tale, nel senso che riduce tutto ai minimi termini, con una presenza bonaria, paciosa, è abbastanza disinvolta, oserei dire anticonformistica, non rende ai cristiani, ai credenti, l'immagine del vicario di Cristo, insomma, fa i scappi e i preti. Cioè, per esempio, no, Danna, l'abbiamo visto qualche giorno fa, abbiamo visto una foto di Cristo. Abbiamo visto e poi non mi piace perché è molto impregnato di teoria della liberazione, è un papa che aborre il capitalismo, aborre tutto ciò che è società moderna, insiste molto, diciamo, sul concetto della chiesa povera per i poveri, che va bene, però in paradiso non ci vanno solo i poveri, ci vanno tutti i buoni cristiani. Però dice insomma in paradiso ci vanno anche i ricchi e Papa Francesco sembra un po' odiare i ricchi. È perché viene dall'America Latina, quindi è impregnato, viene da un contesto sociale dove ci sono enormi ricchezze, enorme povertà e quindi, diciamo, da buon gesuita e da buon prelato dell'America Latina impregnato della teoria della liberazione che Don Helder Câmara, vescovo di Recife in Brasile, teorizzò, a cui diede corso negli anni 70, poi ci sono stati dei vescovi sandinisti, insomma tutta questa teoria secondo la quale Cristo è un socialista, il che è. Cioè, per esempio, quell'immagine che lo vede fare la fila a mensa con il vassoio, andare al buffet col self-service. Guardi, questo va bene per i rotocalchi. A me non serve un papa che si mette in vita, non serve come credente e come cristiano, serve il capo della Chiesa Cattolica e il vicario di Cristo in terra. Se volessimo un papa che si mette in fila alla mensa, lo eleggeremo democraticamente. Anche questa è una chiave di lettura. Che ne pensa? Che idea si è fatto sulla vicenda legata a Nunzio e Fittipaldi che il Vaticano vorrebbe perseguire?
Non ho capito bene, io sono in treno. Che idea si è fatto? Che idea si è fatto della vicenda legata a Nozzi e Fittipaldi che il Vaticano vorrebbe perseguire per aver divulgato informazioni riservate? Guardi, c'è stato, diceva un mio parente prete, che l'inferno è l'astricato della chierica dei preti. I preti sono uomini. E quindi anche in Vaticano c'è gente che si affeziona al potere, al denaro, al lusso, che queste distorsioni, diciamo, della curia vengano fuori. È bene che si perseguano questi atteggiamenti che mortificano e avviliscono l'animo di un cristiano, e quindi si perseguono anche coloro i quali, attraverso strumenti illegittimi come lo spionaggio, la forzatura di archivi elettronici, poi divulgano a fini commerciali e giornalistici queste notizie. Ci andrà a vedere il film Chiamatemi Francesco, il Papa della gente? No. Ma ci aspettavamo questa risposta. Ha risposto in modo molto preciso. Aspettavamo questa risposta. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro al senatore Vincenzo Danna.